Dobbiamo aspettare. Bene, direi che possiamo iniziare. Intanto buonasera e benvenuti a tutti. Grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie alla nostra dottoressa relatrice Marilena Conti per averci dedicato questa serata. Questa serata organizzata da Family Academy, che è il progetto sociale di Immobiliare San Pietro, un'agenzia che opera nel settore immobiliare da 38 anni, sui territori di Bologna, Ferrara, Imola e Cervia. E appunto Family Academy nasce nel 2016 come progetto sociale. Organizzavamo inizialmente dei seminari su tematiche più che altro di primo soccorso e sicurezza, per poi diventare una vera e propria comunità volta al benessere della persona. Proprio per questo, questa serata in realtà abbiamo avuto il piacere, diciamo, di organizzarla in collaborazione con l'associazione Vivo Sostenibile, che si occupa di iniziative volte al benessere e alla sostenibilità ambientale e sociale. Qui con noi abbiamo Maddalena Nardi, che avete visto lì in fondo, che è lì ad accogliervi se volete maggiori informazioni, e anche il nostro Silvano Ventura, che se hai piacere, insomma, ci racconti anche un po' di più della vostra associazione. Grazie, buonasera, buonasera a tutti. Sarò bravissimo, anche perché il tempo vola e ne abbiamo poco a disposizione. Grazie a tutti voi che siete intervenuti, grazie a Sara, grazie agli organizzatori. Tanto vi chiedo, state bene? Tutto bene? State bene? Perfetto, allora andiamo a casa perché intanto non c'è bisogno di Ormai fare nient'altro. Va bene. Comunque, allora, Vivo Sostenibile. Intanto io sono Silvano Ventura, faccio giornalista di lavoro, giornalista è anche mia moglie Maddalena, che è quella bella ragazza là color ciclamino. Guardatela perché dopo ne avrete bisogno. Ok, ci occupiamo di sostenibilità. Sostenibilità declinata nei quattro settori, che sono ambientale, che significa ovviamente avere cura dell'ambiente che ci circonda, che è quella economica, che significa avere cura delle risorse che utilizziamo, perché ce ne siano abbastanza per noi, ma anche per i nostri figli e per i nostri nipoti. Sociale, perché è importante avere cura della dignità dell'uomo, e l'ultima è quella personale, è il benessere. Il benessere. E stasera parliamo di benessere, del nostro benessere personale. E benessere personale che se dovessi trovargli, come dire, una metafora per spiegarlo, è l'equilibrio tra quelli che sono i nostri pensieri, quindi la nostra testa, quelli che sono i nostri sentimenti, quindi il cuore, e quelle che sono le nostre azioni, quindi il nostro corpo. Quando questo equilibrio si interrompe, per motivi interni o esterni a noi, subentra la malattia, il disagio. Però la buona notizia è che ci sono delle tecniche, tecniche di autoguarigione, di visualizzazione di autoguarigione, che una volta fatte nostre, una volta imparate, sono quelle che ci possono riportare in equilibrio. Stasera vi abbiamo portato la dottoressa Conti, che psicologa, psicoterapeuta, non sto a spiegare tutto quello che è, di sicuro sono molti molti anni che insegna ai professionisti del settore queste tecniche. Quindi adesso do la parola sicuramente a Marilena con la prima domanda, che è: cosa sono le tecniche di visualizzazione di autoguarigione, a chi servono, e poi dopo ci spiegherai anche come si impara. Allora, buonasera a tutti. La buona notizia è che ci sono le tecniche di visualizzazione che servono per guarire. La cattiva notizia è che fa parte della tecnica capire perché ci siamo ammalati e non è un perché fisico, ma il perché è psichico. Per cui nel nostro modo di vedere le cose, ogni malattia ha origine da un disagio che il corpo si incarica di manifestare. Per cui è vero che la buona notizia è che ci sono le visualizzazioni, ma la cattiva notizia è che dobbiamo fare i conti con noi stessi molto profondamente.
Quindi quando c'è qualcosa che non va, ma che noi ci facciamo andare bene perché siamo tanti, siamo in famiglia, perché abbiamo un sacco di impegni, un sacco di sensi di colpa, abbiamo un sacco di roba e di inconsapevolezza, abbiamo tutte queste cose che ci impediscono di fare davvero quello che noi vorremmo fare nella nostra vita. E noi non ce ne rendiamo conto. Allora il corpo bussa e dice, oh, c'è qualche cosa che non va. Ma fino adesso che cosa è stato fatto? Almeno da quando è nata la medicina tradizionale. A un disagio del corpo c'è la pillolina, c'è l'intervento del medico, c'è i farmaci, ci sono cose meravigliose che la medicina ha fatto, ovviamente continua a fare. Ma la medicina non si chiede perché una persona si ammala. Dice semplicemente il corpo si è ammalato. Si è ammalato il fegato? Lo curiamo così. Si è ammalata la milza? Va bene. Si è ammalato l'intestino? Facciamo un intervento e vediamo che cosa succede. Invece noi come psicosomatisti ci chiediamo perché una persona si ammala l'intestino? La ragione per cui ci ammaliamo è molto profonda e ed è nascosta alla coscienza. Ed è questa la trappola, è nascosta la coscienza, per cui se io soffro di un problema intestinale, cioè ho l'intestino che non funziona, dico semplicemente mi fa male l'intestino, ho questo problema, dottore mi curi l'intestino. E il dottore coscienziosamente cura l'intestino con i mezzi che ha, che sono i farmaci, che sono gli interventi, che sono cose di questo genere. Noi invece come psicosomatisti ci chiediamo, sì, ma perché l'intestino? Allora, come facciamo a cercare di capire quale può essere la ragione per cui una persona si ammala? Risaliamo alla funzione dell'organo che si ammala. Allora, che funzione ha? Stiamo parlando dell'intestino, parliamo dell'intestino. Che funzione ha l'intestino? La scelta. L'intestino sceglie. Una volta che il cibo è entrato e ha fatto tutto il suo bravo percorso ed è arrivato dall'intestino, l'intestino ha il compito di stabilire questo è buono, lo tengo per me, diventa parte di me, questo è cattivo e lo espello. Quindi il compito dell'intestino è quello di scegliere le cose che fanno bene a me ed eliminare le cose che non mi fanno bene. Se io mi ammalo all'intestino, cosa potrà significare? Seguendo questo ragionamento. Che mi faccio andare bene delle cose, convintissima che quelle cose siano giuste per me, perché la mamma, perché la zia, perché i figli, perché la società, perché il mondo, perché la mia coscienza, perché, però di fatto l'intestino soffre. Il che vuol dire che io sto portando avanti delle scelte che non sono le scelte giuste per me. Quindi la malattia ci segnala che c'è qualcosa che non va e questa è la cattiva notizia. La buona notizia è che una volta che noi abbiamo capito questa cos'è che non va e quindi abbiamo posto rimedio a questa cosa, le tecniche di visualizzazione ci vengono in aiuto e ci aiutano a accelerare un processo di guarigione, che sono tecniche molto valide, molto interessanti, però anche qui c'è una trappola. La visualizzazione non è che non funzioni. Se io faccio una visualizzazione per tacitare il problema al mio famoso intestino, ma non ho risolto la ragione per cui il mio intestino si è ammalato, cosa succede? Che mi dimentico di fare la visualizzazione? Che mentre faccio la visualizzazione mi addormento? Che c'è qualunque cosa, la mosca che passa, che mi distrae? Per cui in qualche maniera non faccio le visualizzazioni. Perché se io faccio le visualizzazioni, l'obiettivo della visualizzazione sicuramente subisce una modificazione. Quando facciamo i corsi di visualizzazione, io chiedo alle persone sempre di non preoccuparsi di qualche cosa che fa veramente male nell'essere, ma di trovare, tanto per vedere se funzionano le visualizzazioni e come funzionano, trovare una piccolissima parte nel corpo che non dà problemi, che non dà fastidio, che non dà un eccessivo disturbo, ma che comunque, per esempio, un anestetismo, cioè una piccola cosa nel viso, nel braccio, nel collo, dove volete. Facendo la visualizzazione lì, che non c'è bisogno di fare un'analisi psicosomatica del perché ho il foruncolino nella mano, ovviamente, no? Se funziona lì, io so che la visualizzazione funziona. E questo quando facciamo i corsi
lo ripeto fino alla nausea, perché altrimenti si corre il rischio di applicare la visualizzazione a qualche cosa che non è conclusa dentro di me, che non è al posto giusto, per cui non funziona. E allora dice: la visualizzazione non funziona. No, non è la visualizzazione che non funziona, è la ragione per cui fai la visualizzazione che non funziona. Prima devi risolvere il problema, poi la visualizzazione ti aiuta a guarirti. Poi, nell'ambito delle tecniche di visualizzazione, ci sono tecniche di rilassamento, ci sono tante, tante cose che sono piacevoli lo stesso e sono molto benefiche indipendentemente dalla guarigione in senso stretto. Quindi, questo significa che il nostro corpo ha la capacità di ammalarsi e di guarire in maniera straordinaria, solo che noi non sappiamo che è così. Il nostro corpo è capacissimo di ammalare, capacissimo di guarire. C'è un libro che si chiama Guarigioni straordinarie, che è un librone così scritto solo da medici, che hanno assistito alla guarigione di malattie incredibili, malattie terribili, ed è un libro pieno di questi esempi, di questi racconti, e di queste diagnosi e di queste guarigioni, che la medicina fa molto fatica a prendere in considerazione, perché d'altra parte è una branca completamente diversa. La medicina dice: questo si è rotto e io te lo aggiusto, punto. Non si chiede perché si è rotto. Noi come in psicosomatica invece vogliamo sapere perché si è rotto, vogliamo arrivare alla ragione per cui si è rotto, porre rimedio alla ragione per cui si è rotto e dopo tutto il resto viene a cascata. Sempre in questo libro, Guarigioni straordinarie, c'è la storia del piccolo Timmy, e questo vi dice come la nostra mente è capace di trasformare seduta stante le situazioni del nostro corpo. Questo ragazzino, che è il piccolo Timmy, appunto un ragazzo di 14 anni, psicotico, affetto da personalità multiple, 12 personalità aveva, una diversa dall'altra, quindi lui saltava da una personalità all'altra, senza che ci fosse una ragione all'esterno almeno, ma neanche lui se ne rendeva conto, saltava da una personalità. In una personalità era allergico alla spremuta d'arancia, e se entrava in contatto con un'arancia si riempiva di bolle da tutte le parti. Un attimo dopo saltava in un'altra personalità ed era fortemente diabetico, quindi insulino dipendente. Guai se non faceva l'insulina in quella personalità. Poi saltava in una terza personalità, insomma ne aveva 12 di personalità, una diversa dall'altra, ed era il corpo gravemente malato. Ma come faceva il corpo gravemente malato a saltare nel giro di un attimo, dall'essere malato all'essere sano? Come faceva a fare questa cosa? Se ci pensate è incredibile, però questo cosa ci dice? Che il corpo è capace di guarirsi istantaneamente, così come è capace di ammalarsi, ovviamente. Senza nulla togliere alla meraviglia dei miracoli mariani, che ovviamente non è qui la sede per parlare di questo, però al di là di quelli che la Chiesa riconosce come miracoli mariani, non si discutono, ci sono migliaia di persone che vanno a Lourdes perché hanno dei disturbi, dei problemi, così si immergono nelle acque mariane e ne escono guariti che stanno bene. Ci sono centinaia di documentazioni di questa cosa, ma come fa la persona? Com'è possibile che una persona guarisca? Lì c'è un qualche cosa di ordine superiore che scatta nella mente, per cui l'idea che ci sia qualche cosa che mi possa guarire al di fuori della mia coscienza mi fa guarire, ma non è il caso di approfondire questa cosa. Questo solo per dire che il corpo è capacissimo di ammalare e di guarire in maniera quasi immediata. Ovviamente questo non è il caso delle visualizzazioni, cioè per guarire bisogna mettere in atto tutta una serie di esercizi, fare qualche cosa che ci porterà poi un po' alla volta alla guarigione. Adesso facciamo insieme un'esperienza semplicissima, poi vi dico a che cosa serve. Chiudiamo gli occhi tutti quanti. Cercate di trovare una posizione comoda, sarà una cosa che dura 5 minuti, niente di che. Provate a sentire l'appoggio della schiena, trovate una posizione più comoda possibile.
e prova a fare qualche respiro profondo e a immaginare che per ogni espirazione il corpo si abbandoni sempre più profondamente. Cerca una piacevole situazione di benessere. Passa mentalmente in rassegna il tuo corpo e cerca zone ancora eventualmente tese. E lì immagina di inviare il tuo respiro dicendo mentalmente a quella parte: rilassati, rilassati, così che anche quella parte perda ogni tensione e si abbandoni. Quando senti il tuo corpo rilassato, vorrei che tu immaginassi di essere sulla porta di ingresso della tua cucina, la cucina di casa tua. Immagina di essere solo in casa, non c'è nessuno che ti disturbi. Sei in piedi davanti alla porta della tua cucina, anzi sulla porta della tua cucina, sei proprio lì e vedi tutta la tua cucina. Ora vorrei che, partendo dalla parte destra, tu toccassi e sfiorassi tutti i piani di appoggio che trovi. Leggermente, sfiora semplicemente tutti i piani di appoggio. Forse alla tua destra c'è il lavandino, o forse c'è la cucina. Qualunque cosa ci sia, continua a camminare fino a che ti trovi di fronte al tuo frigorifero. Sei in piedi davanti al tuo frigorifero. Ora immagina di allungare la mano e di aprire il tuo frigorifero. Si accende la lucina all'interno, senti il fresco del frigorifero che sfiora il tuo corpo. Su una mensolina, proprio lì davanti a te, c'è uno splendido limone, bello grosso e turgido. Un bel limone giallo, grosso e turgido. Immagina di allungare la mano, di prendere il limone. Sentine il fresco fra le dita, nel palmo della mano. Chiudi il frigorifero. Cerchi un coltello, un tagliere, taglia a metà il limone. Prendi le due metà del limone, una da una parte e una dall'altra, una in una mano e l'altra nell'altra mano, stringi leggermente e vedi le bollicine di limone che si creano. Voglio che tu immagini di spremertene due gocce sulla lingua. Senti l'aspro del limone. Ne spremi ancora un po'. E quando hai deglutito e quando l'hai inghiottito, semplicemente apri gli occhi. Qualcuno mi dice cosa ha provato? Scusa? In bocca hai provato rilassamento? Chi ha dovuto deglutire dopo? Quasi tutti. Questo cosa vuol dire? Che in presenza di uno stimolo visivo, il corpo ha avuto una reazione come se aveste preso veramente il limone e l'aveste spremuto in bocca.
vuol dire che un'immagine mentale risponde esattamente a una realtà. Se ci pensate, questa è una cosa straordinaria, perché su questo si basano le tecniche di rilassamento e di autoguarigione con le visualizzazioni, che sono quelle che si insegnano appunto in questi corsi che facciamo, dove è interessante perché ci si vede, i corsi sono tenuti per 2 giorni, al sabato e la domenica, quindi al sabato si fa questo esercizio, poi ciascuno dei partecipanti ha un compito e il giorno dopo si commenta questa cosa ed è veramente incredibile sentire le persone che tipo di riscontro hanno, è una sorpresa. Se io mi convinco davvero che con un'immagine mentale il mio corpo ha una reazione così, a questo punto posso passare all'autoguarigione. La trappola dov'è? Quella che dicevo prima, che possiamo accedere all'autoguarigione soltanto se abbiamo capito qual è la ragione perché ci siamo ammalati e vi abbiamo posto rimedio, quantomeno nell'intenzione o quantomeno nell'accettazione. Dipende da come le cose funzionano. Ci sono troppe cose che ci legano nella vita oggi, quindi non possiamo avere tutto quello che vogliamo, come lo vogliamo. Però dovremmo imparare ad arrivare a dei sani compromessi per evitare la malattia. Io ho avuto, non dico tante, ma alcune persone durante il corso della terapia, anche con malattie gravissime, mi hanno detto, dottoressa cara, io la saluto, ma preferisco morire. E quindi persone che decidono di morire. Perché mettere a posto le situazioni della loro vita era così difficile, così impossibile, perché coinvolgeva i figli, coinvolgeva i mariti, coinvolgeva gli amici, coinvolgeva i genitori, coinvolgeva troppa roba, per cui le persone non arrivavano a sistemare le cose al punto da accedere alla guarigione. Purtroppo è così, è molto crudele questa cosa, è molto dura. Però se noi impariamo a leggere le nostre patologie, per esempio la persona che dice io ho mal di testa sempre, soffro moltissimo di mal di testa, non posso fare questo, non posso fare quest'altro, non posso studiare, non posso leggere, non posso stare in compagnia. Perché? C'è un perché. Perché non è la testa che fa male, punto e basta. Il problema è perché la testa fa così male da impedirti di fare la tua vita, di svolgere le cose che vorresti svolgere, di frequentare le persone che vorresti frequentare. Non è comoda la lettura psicosomatica, non lo è neanche un po', neanche un po'. Bisogna diventare in qualche maniera spietati con se stessi. Mi verrebbe da dire che bisognerebbe riuscire a essere onesti, però essere onesti è difficile, perché vengono coinvolte troppe cose. Allora, per quello che possiamo fare, dobbiamo cercare di evitare di leggere la malattia come una roba, un accidente che ci capita fra capo e collo e non sappiamo come rimediare, non sappiamo perché. Quindi proviamo, provate a farmi e a farvi delle domande. Vediamo di riuscire a capire un pochino meglio. Dimmi. 2. Ce l'hai il microfono, scusa. 10, basta una. 2. La prima domanda è, l'invecchiamento porta a una degenerazione di certo. Tutto il corpo, quindi l'artrosi, che è una malattia, cioè ho l'anca che mi fa male, per cui, quindi come fa la mente, so benissimo, già ce lo disse Freud, no? Che la mente ha una grande influenza sul nostro corpo e ci possiamo ammalare solo per i nostri disagi psichici. Però gli anni passano, allora, non vuol dire che non solo, c'è anche il DNA, cioè noi abbiamo anche? Il DNA, cioè noi abbiamo una genetica, sì. Che alcuni si ammalano perché fumano, altri non fumano e si ammalano lo stesso, insomma. È vero, infatti non è vero che ci si ammala perché si fuma. Ah no, questo mi trovo in disaccordo totalmente, scusi, ma ho delle esperienze. Non è vero che tutte le persone che fumano si ammalano, quello è d'accordo? Sì, ecco. Quello sì, però
che il fumo faccia male. Non c'è dubbio, ma non c'è dubbio. Vabbè. Ma allora andiamo a vedere perché sì. Uno fuma, quale tipo di compensazione è il fumo. Allora, sì. Diciamo che la lettura psicosomatica delle malattie, vedete, questo ne è l'esempio, è difficile, è scomoda, è molto più rassicurante dire caspita, mi ammalo perché io ho 85 anni, ragazzi. Allora dovrei essere, non lo so come, io faccio quello che voglio, faccio quello che mi pare, ho fatto le scelte nella mia vita che ho ritenuto giusto e sono arrivata qua. E non è obbligatorio che a 85 anni uno debba strisciare. Ecco, allora. E non è una questione di... No, ma non è un potere, non è un potere. Io questo ho a disposizione. Sì, cioè, noi siamo calati in una cultura medica in qualche modo, perché da quando è nata la medicina si è smesso di fare. Una volta, prima della medicina, che cosa si faceva? Nei templi di Cnosse, quando si usavano l'ipnosi in una maniera particolare, quando una persona era ammalata non andava dal medico, perché allora non usava il medico, non c'era ancora la medicina come la conosciamo noi oggi. Quindi cosa succedeva? Che la persona veniva messa in mezzo, in una sala grandissima, in mezzo a tutta la gente del paese, della città intorno. E il gran sacerdote chiedeva: qual è la cosa che ti fa soffrire nella tua vita, a parte la tua malattia? E questa persona era costretta a dire ad alta voce quali erano le cose che lo facevano stare male. Quindi il sacerdote diceva: tu devi fare così, 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 così. Se fai questo, 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 guarisci. Allora funzionava così. Poi è intervenuta la medicina, ma meno male che è intervenuta. Cioè, la medicina ha rivoluzionato completamente le cose, perché se si ammala il mio dito, la medicina me lo aggiusta, punto e basta. Se si ammala il mio fegato, la medicina me lo aggiusta, punto e basta. Ma non si chiede perché si è ammalato. Invece prima era diverso. Adesso torniamo un'altra volta a chiederci: ma perché ci ammaliamo? Ormai di psicosomatica se ne parla da Jung in poi, ma ancora prima di Jung, ormai se ne parla tantissimo, però è molto scomoda, per cui si fa fatica ad abbracciare questa visione. Però noi dobbiamo renderci consapevoli del fatto che quando noi scegliamo di fare qualche cosa nella nostra vita, se andiamo contro quelli che sono le nostre parti più profonde, la nostra parte più vera, più sana, più spontanea, più grezza, se vuole, se andiamo contro quella parte lì, o prima o poi qualche malattia ci riporta in sesto. È scomodissima questa interpretazione, scomodissima. Però è così. Allora, le visualizzazioni... Scusa? Perché no? Se capiamo l'artrosi, scontate il disagio dell'artrosi o di qualunque altra malattia. Con molta onestà, che tipo di vantaggio ha con l'artrosi? Non è vero. Mi scusi. Razionalmente, signora, scusi, è una risposta troppo rapida questa. Se lei ci pensa, con l'artrosi, lei non può fare delle cose. Ok, non si potrà. Se lei ci pensa, qualunque malattia porta con sé delle cose che si possono fare, che sono consentite o non sono consentite in forza della malattia. Non so, la persona che ha bisogno di prendersi una vacanza, ma è una persona che fa il suo lavoro in maniera perfetta, che deve sempre stare lì con il pensiero perché non potrebbe permettersi, non vorrebbe mai sgarrare dal suo lavoro, però a un certo momento gli viene la febbre 40 e deve stare a casa. Cioè, ma perché si ammala? Qual è il vantaggio secondario? Scontato quello, lo svantaggio, ovviamente. Vantaggio secondario è che la persona sarà costretta a stare a casa, prendersi un po' di riposo
sentendosi perfettamente giustificata ed essendo giustificata soprattutto verso l'ambiente in cui vive, in cui è calata. In maniera molto più raffinata, molto più articolata, si può fare lo stesso ragionamento per tutte le malattie. Scusi una domanda, dottoressa. Le malattie autoimmuni classificate come autoimmuni? Ah, scusa. Tutte le malattie classificate come autoimmuni, che ce ne sono tantissime, siamo in tantissime ad averle. Facciamo un esempio? Ce ne sono tante. Artrite reumatoide, morbo di Crohn. Morbo di Crohn non è una malattia autoimmune. Morbo di Crohn è una malattia all'intestino che a dispetto della medicina può guarire. Non riguarda me. Ho avuto una lunga esperienza con il morbo di Crohn perché in qualche maniera il mio lavoro come psicosomatista è partita proprio con una persona malata del morbo di Crohn. E dopo di lui... Sì. E sono guarite, tante, guarite, parlo di guarite, il morbo di Crohn per antonomasia, per la medicina non guarisce. Il morbo di Crohn si taglia, si riuniscono i due pezzi di intestino, due volte, massimo una terza volta, dopodiché non c'è più niente da fare. Io ho avuto diverse persone che sono guarite dal morbo di Crohn. Tutte persone, scusa? Questa è una, ma c'è sempre un vantaggio secondario per una malattia, perché è così, è nell'ambito dell'essere umano che attraverso la malattia in qualche modo trova delle scappatoie. Sì, certo. Una volta che una persona ha capito in che cosa la facilita quella patologia e decide di cambiare profondamente, a questo punto la visualizzazione funziona e aiuta a guarire. Altrimenti la mente se ne va da tutte le parti e non si riesce a fare le... Per questo dico, quando scusa? Ma il reale qual è? Bisogna chiedersi, bisogna riuscire a essere spietati con se stessi, ma veramente spietati. Uno ha scontato lo svantaggio di una malattia, perché è inutile dire, è scontato lo svantaggio di una malattia. Io mi devo chiedere che cosa mi consente di fare questa malattia che non potrei fare se non fossi malato. Ogni persona ha la sua caratteristica, per cui non c'è una risposta univoca a questa cosa. Però, se una persona riflette, ogni malattia, ripeto, non voglio essere fraintesa, ogni malattia ha un vantaggio secondario. Ogni malattia ha un vantaggio secondario, scontato il disagio della malattia, ovviamente, no? Perché è così. Io ho avuto persone anche malate di cancro. Ci sono delle guarigioni miracolose con il cancro. Quel libro che vi dicevo prima, Guarigioni straordinarie, scritto da medici, è pieno di storie di persone malate di cancro che sono guarite. Contrariamente a quello che dice la medicina, che di cancro sì, ci puoi andare avanti un po', ma poi alla fine lì devi andare. Invece non è vero, si può guarire. Scusa? Dipende da quale organo prende, esatto. È un osso durissimo da mandare giù questo qua, io lo so benissimo. Allora, le visualizzazioni servono in questo caso, però servono anche quando semplicemente ci si vuole rilassare, semplicemente, che non c'è bisogno di avere delle malattie da guarire, quando ci si vuole riarmonizzare, quando si vuole prendere consapevolezza del nostro stare nel mondo, con le persone, vicino agli altri. Ci sono tantissime ragioni per fare le visualizzazioni, anche perché alcune sono visualizzazioni di autoguarigione, altre sono visualizzazioni di autorilassamento molto importante, molto potente, altre ancora sono di immagini che vanno a toccare la mia parte più profonda e che creano delle modificazioni al di là di quello che io penso che debba essere. Ci sono delle visualizzazioni standard, in qualche modo, che servono per le cose più svariate. La tecnica è sempre la stessa, stato di rilassamento, qualche respiro profondo, tecnica di rilassamento, e poi le tecniche di autoguarigione sono interessanti perché si usano delle immagini mentali
che ciascuno le utilizza come meglio sa. Io ho una sorta di scappatoia, in qualche modo, che sono immaginare che di espellere un fumo nero durante una fase quando si è seduti e rilassati e di ispirare una luce bianca. Questa luce bianca è potentissima e riempie un po' alla volta il corpo e scalza via il fumo nero. Quindi ogni ispirazione porta dentro questa luce brillantissima ed espelle il fumo nero. Poi, nella mia fantasia, la luce bianca che io ho incamerato si trasforma in piccole manine di luce che vanno a lavorare là sull'organo che deve essere guarito. Non c'è bisogno di sapere che cosa devono fare. La mia unità autoguaritrice sa benissimo come fare a guarire, non c'è bisogno che io le dica che cosa deve fare. Però io concretizzo e concentro tutta la mia capacità di guarigione in quella zona lì. E vi assicuro che funziona. Vi assicuro che funziona. Per avere la prova che funziona, adesso qui non lo possiamo fare perché non ci sono i tempi ovviamente, si deve cominciare a lavorare su delle cose molto piccole, insignificanti, che non sono delle malattie, ma sono delle piccole cose, delle piccole disarmonie che ciascuno di noi ha nel corpo, e lavorare con le visualizzazioni per avere la certezza assoluta che le visualizzazioni di autoguarigione funzionano. Questa è la cosa bella. Poi, dopodiché, se hai delle malattie, se hai delle cose importanti, dobbiamo passare all'altro discorso, che è quello di capire qual è la funzione di quella malattia. Che in qualche maniera, dimmi. Scusa? Per queste tecniche più veloci, per esempio per quell'piccolo inestetismo che lei diceva prima, quante visualizzazioni ci vogliono per risolvere il problema, per capire se stiamo facendo la cosa giusta? La tecnica prevede che se ne facciano 3 al giorno. Okay. 3 visualizzazioni al giorno, 3 sessioni al giorno. E per quanti giorni? Fino a che non si è guariti. E alcuni dicono, anche in altre discipline dicono, che bisognerebbe fare almeno 21 giorni, 3 settimane, puoi fare una settimana di interruzione e riprendere gli esercizi. Sono veramente straordinarie, però è chiaro, bisogna impararle, c'è poco da fare. Dovremmo fare una seduta di rilassamento, non lo so, ce la facciamo? Cioè, perché per farla bisogna... Non ce la facciamo. Bisogna fare una... Nel momento in cui si è imparata la tecnica di visualizzazione, bastano qualche respiro profondo e si è già nella situazione per poter fare l'esercizio. Durano 5 minuti, 6 minuti, 4 minuti, qualcuno esagera, 8, ma si può fare. Sì, sì, si può fare, non è una cosa così, così difficile, è anche piacevole perché oltretutto mantiene il corpo bello rilassato, la mente rilassata. Questo è. Vuole saperne di più nel senso che vuole imparare a farle? Certo, le tecniche, allora, questa è una disciplina che è abbastanza recente, tutto sommato, perché è passata da Jung in poi a varie tappe, fino a concretizzarsi in queste cose che sono, una volta fatte, una volta imparate, sono relativamente semplici. Però bisognerebbe leggere Jung, l'ha letto Jung, sono... Allora bisogna andare a cercare di Jung la parte che parla di questa cosa qua, perché Jung è immenso come sapere. Poi ci sono tantissimi autori che hanno fatto, se voi cercate tecniche di visualizzazione in internet trovate finché volete. Poi bisogna andare a cercare ovviamente quelli che sono un pochino più accessibili, che ce n'è qualcuna che è molto cervellotica, molto difficile. Sì? Sì.
sì? Tecniche di visualizzazione di autoguarigione e psicosomatica, perché vanno sempre insieme. Quindi nei corsi che facciamo, sono 2 giorni di corso, poi c'è un secondo livello, insegniamo questo, cioè ciascuno porta il proprio problema, si insegnano le tecniche di visualizzazione, si impara a farle, poi c'è un altro livello, che sarebbe il secondo livello, dove si fanno solo tecniche di visualizzazione, per cui una persona prende dimestichezza ancora di più. Purtroppo qui, detta in un'ora, cioè, dice niente, perché la psicosomatica è un osso durissimo da mandare giù, intanto. E la visualizzazione richiede ovviamente del tempo sufficientemente lungo per poter assimilare questa cosa, fare le prove, imparare a rilassarsi, perché se una persona è molto tesa deve prima imparare il rilassamento, poi renderlo automatico, in modo che quando vuol fare le visualizzazioni basta fare qualche respiro profondo che si è già nella condizione per poter fare l'esercizio, però bisogna impararlo. Cioè questo è proprio un assaggio, che non è neanche un assaggio, perché... Ci sono, adesso lo dice il dottore. Allora, dunque, intanto capisco benissimo che il messaggio che porta la dottoressa Marilena Conti, così intanto rispondo alla domanda, è difficile, è duro. È molto duro e indubbiamente non è facile passare attraverso l'accettazione del fatto che qualsiasi disturbo o malanno noi ci portiamo dietro ha comunque, come dire, un retropensiero, un qualche ritorno che ci dà positivo, se no l'abbandoneremmo. È questo che Marilena è portatrice di questo messaggio, che è un messaggio rivoluzionario. È evidente che in un momento come questo, in mezzo a una platea, capisco anche di persone un po' turbate da questo messaggio, perché la paura. non è facile appunto apprenderlo. Non è possibile neanche per Marilena, per quanto brava sia, riuscire a trasmettere l'efficacia di questo metodo. E infatti questo incontro è propedeutico ai corsi che Marilena tiene presso la sede dell'associazione, così vi do anche 2 indicazioni, che si trova in comune di Ozzano Emilia, nelle prime colline di Ozzano Emilia, in un posto molto bello, e sono corsi di 2 giorni nei quali Marilena guida mediamente 8 persone, non di più, 8-9 persone, per 2 giorni alla scoperta di quelle che sono tanto un'infarinatura di psicosomatica. Poi chiaramente se qualcuno ha bisogno di un approccio più profondo, Marilena è psicoterapeuta, psicologa, ha un suo studio da tanti anni e ovviamente riceve anche nel suo studio. Pieno, quindi non c'è. Ecco, non riceve nel suo studio perché ha la lista d'attesa. Però ecco, tornando ai corsi invece che teniamo sopra Ozzano Emilia, ecco, questi corsi, in questi 2 giorni Marilena insegna tutto quello che sono le tecniche per far sì che questa capacità diventi parte del vostro bagaglio di sapere. Cioè, sono 2 giorni tecnico-pratici in cui noi le vediamo, io e mia moglie vediamo le persone che partecipano ai corsi di Marilena, entrano con una faccia, con un viso, con una tensione addosso molto simile a quella che vedo nei visi di molte persone qui stasera, ed escono dopo 2 giorni con un altro viso, con un'altra faccia, con un sorriso diverso, uno sguardo diverso. Io non è che vi posso dire niente, se non che insomma, l'unica strada per vederne l'efficacia è provare a farlo. Prego. Possono fare questi corsi anche per aiutare gli altri? Facciamo rispondere Marilena. Scusa, non ho capito cosa ha detto. Dice, possono fare questi corsi per aiutare gli altri. Ma
Ma questa persona... Sì. Dipende dalla sua capacità di persuasione, dipende da quanto lei è convinta. Perché, oddio, cioè, in 2 giorni io posso fare delle cose quando una persona non è in una situazione di opposizione, per esempio, perché se viene a fare un corso di questo genere deve anche pensare che facendo gli esercizi in un certo modo, agendo in un certo modo, la cosa si risolve. Quanto poi lei riesca a trasmettere questo a suo marito, non lo so. Vabbè. Sì, sì. La tecnica si può imparare, è semplicissima la tecnica. Si può anche, se lei impara a fare la tecnica, la può fare anche un'altra persona, ma la tecnica di per sé può alleviare delle sofferenze, ma non può risolvere una cosa se non si arriva all'origine del perché una persona si è ammalata. E questa è la trappola. Certo. Poi queste tecniche di visualizzazione sicuramente aiutano, perché se lei pensa che attraverso un rilassamento profondo il corpo reagisce positivamente, e quindi anche se si prendono delle sostanze, le sostanze che prendiamo per dormire o per alleviare il dolore, che cosa sono? Non fanno altro che esercitare un'azione rilassante, tacitano delle tensioni, è un po' la stessa cosa. E con le visualizzazioni si può ottenere questo risultato, però arrivare alla guarigione soltanto per questo diventa difficile. Però lo scherzo che vi ho fatto prima con il limone, com'è possibile che attraverso l'immagine mentale la bocca si riempia di saliva e deve per forza deglutire, perché come se veramente fosse in presenza di un limone, vuol dire che il suo cervello, la sua mente, elabora le cose in una maniera tale che sembra essere nella realtà, mentre invece è nella fantasia o nell'immaginazione. Quindi la tecnica di visualizzazione di per sé è semplice, non è niente di speciale, e la trovate anche su internet, tecniche di visualizzazione, di rilassamento, ne trovate finché volete, non è un problema quello. Sì? Sì. Ma infatti è così. Mi piacerebbe, purtroppo non so dove applicarla, capito? A dormire, come no, certo. No, capire perché ci credo, però ma noi siamo calati in questa cultura dove la medicina, la malattia arriva e basta. Siamo calati in questa cultura, quindi è difficile tirarci via da lì, è molto difficile. Mi rendo conto benissimo delle perplessità. Posso dirti una cosa? Ti do del tuo intanto. Per dormire le ho parlate io, anche io ho lo stesso problema, dormo benissimo, quindi posso dirti che per dormire funziona. No? Sì. Poi una volta, anche tu confermi? Perfetto. Vai Elena. Sì, vengo subito. Buonasera, volevo chiedere... Un attimo solo, sì. Signora. Non ho capito. Questo weekend del 25-26,
No, 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 a Ozzano. Volevo chiedere se durante il corso che lei terrà e i corsi che lei tiene vengono insegnate delle tecniche e degli esercizi oppure anche delle modalità per aumentare la nostra consapevolezza e sapere che cosa ci fa male. Entrambe. E che cosa no. Entrambe. Entrambe. L'una è strettamente legata all'altra. Poi le tecniche di visualizzazione si possono usare semplicemente per un benessere generale, cioè si sta benissimo a fare ci sono tecniche di visualizzazione dove ci sono delle verbalizzazioni particolari, cioè per esempio se andate su YouTube e digitate Marilena Conti c'è una visualizzazione di protezione, che è una visualizzazione che ho preparato quando c'è stato il Covid. Tutte le persone che avevano paura del Covid. Ecco, tanto per avere un'idea del che cos'è una visualizzazione per intero. Lì Marilena Conti viene fuori la visualizzazione di protezione, ve l'ascoltate. E poi quando e se o chi vorrà fare il corso ci sono tutta una serie di visualizzazioni che sono già registrate che servono proprio di riarmonizzazione generale, indipendentemente dall'obiettivo della guarigione da una malattia. Sono proprio di riarmonizzazione generale che investono un po' tutta la sfera dell'essere umano. E poi sì, ogni giorno ne invento una, per cui ce ne sono a non finire. In queste tecniche c'entra la telepatia? Ma no. Nel caso, quindi lei non ci crede, la telepatia, che è la domanda, diciamo, di traverso. No. Mi chiede se sono Giù Cascasella. Come? Mi sta chiedendo se io sono Giù Cascasella. Io faccio ipnosi, ma non sono Giù Cascasella. Quindi ci crede la telepatia? Esiste? No, non c'entra niente non la c'entra. Telepatia. Allora, c'è spazio ancora eventualmente per una o due domande, non di più. Se c'è qualcuno, se no ci avviamo alla conclusione. Io le chiedo se il corso che viene fatto, oltre che a prendere consapevolezza noi un pochino per chi se lo vuole andare a vedere, quale può essere la causa che ci ha bloccato, che ci ha portato negli anni, che insitamente casomai lo possiamo già anche sapere perché il familiare e il societario incide tanto per chi lo vuol vedere. Okay. E diciamo, per poi eseguire una pratica di guarigione realmente per 21 giorni o comunque per eseguire un lavoro su questo, bisogna venire a fare degli appuntamenti, delle sedute con lei? No, assolutamente. No. Quindi, da me viene chi vuole impostare una psicoterapia per chi vuole impostare una psicoterapia, certo. Quindi attraverso questo corso, se noi comprendiamo l'informazione che ci viene offerta, possiamo fare il tentativo per 21 giorni di fare questo lavoro su di noi e comprovarlo su di noi. Grazie. Sicuro. Allora, aggiungo una cosa sul corso, visto che abbiamo introdotto il ragionamento sui corsi. Il corso dura due giorni in cui sarete ospiti da noi, chiaramente andate a dormire la casina vostra, venite il sabato dalle 9 alle 5, la domenica dalle 9 alle 4, 9 e mezza, adesso le ore esatte, poi ve le darà eventualmente a chi è interessato, sarà Maddalena a darvi tutto. È un corso teorico-pratico dove la dottoressa appunto sarà lì per voi, per le 8 persone che parteciperanno. E
C'è un secondo livello, prima lo accennava Marilena, c'è un secondo livello che dura un solo giorno, ma che è riservato a chi ha fatto il primo livello e serve proprio per affinare ulteriormente le tecniche. Ed è una giornata sola, full immersion, dove Marilena vi segue proprio durante tutta una serie di visualizzazioni. Ora, perfetto. Arriviamo, allora, intanto io qui a questo punto ringrazio Marilena che si è prestata e facciamole un applauso. Grazie. Bene, ringrazio voi, fatevi un applauso da soli. Meno convinto, non so perché, va bene. Va bene, ok, d'accordo. Allora, ribadisco questa cosa qui. Chi è interessato adesso in uscita può andare da Maddalena e ha tutte le informazioni relative, ovviamente al corso di Marilena, e se nel Deplian avete visto qualche cos'altro che vi interessa, naturalmente Maddalena è in grado di darvi tutte le informazioni relative a tutte. Grazie ancora a tutti quanti e speriamo arrivederci a presto. Grazie a tutti.